Allora, da queste prime giornate di Serie B si evince una cosa: un totale equilibrio, non c'è una squadra che fugge in alto, una squadra che fugge in basso, ma e noi tifosi, noi scommettitori, chi ci tutela questo turbinio di emozioni, eh? Che confusione per noi che scommettiamo, è un'emozione che cambia piano piano, giochi una forte, ci sei molto vicino, poi guardi bene e tutto è ribaltato con questo ritmo. Certezze non ci sono, chi primo era, due turni ora è nono, la B è bella, su non ci lamentiamo, ma vallo a dire a noi qui che soffriamo, la Serie B lo si sa, sorprese a volontà, ora hai capito perché divento matto, ahimè, se un po' di culo non c'è, basta una sola azione per cambiar posizione, ogni partita è a sé e chi tre ne vincerà sempre più in alto andrà, ma non dire Serie A, e di colpo quella cadrà, e se l'amore non c'è, basta una sola azione, paura retrocessione, fuori dentro di te, ma dopo tutto andiamo sul sicuro, l'over di Zeman resiste come un muro, poi guardo bene, ancora non mi par vero, Cremonese Pescara è finita 0-0, tieniti forte, ci vai sempre vicino, ma perdi sempre, che non ti sembra vero, se il calcio è matto, che cosa c'è di strano, matto per matto, è bello e noi tifiamo. Allora, Parma Salernitana 2-0, questa è chiusa ormai, Provercelli Cesena 1-2, sì, Avellino Empoli, ormai l'Empoli ha tutto in pugno, fammi vedere i risultati. Ma la Serie B lo si sa, sorprese a volontà, ora hai capito perché divento matto, ahimè, ma se l'amore qui c'è, non basta una sola azione per far calar la passione fuori e dentro di te. Se tu arrabbiato sarai, comunque noi tifiamo, e non giochi più alla SNAI, comunque noi tifiamo, di una cosa certo sarai, comunque noi tifiamo, chi se ne frega, Serie B, noi ti amiamo.